il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Elisa era dal preside. Cioè, ormai per te è più che no, raga. Il prof gli ha fatto di tutto per non fargli fare delle brutte cose. Lei cosa fa? Ha preso e ha lanciato la giacca per terra. No. Gettare la giacca per terra è come calpestare il collegio, calpestare il corpo docente, calpestare me. Non va bene. Ero molto nervosa e non ho saputo controllare la rabbia. Si tolga la giacca, signorina. Allora abbandono. Sono molto preoccupato per Elisa. Sento il preside è proprio avvelenato. E dopo quello che ha fatto ho paura che la caccia. Si vergogni di questi comportamenti anziché giustificarli. Non dica sono nervosa, non è una giustificazione per una giovane della sua età. Sarò io a dover contenere i nervi, non lei. Vada. Lei l'ansia per la sua compagna di classe ce l'ha molto forte. Eh? Perché in ansia? Perché le avevano dato l'ultima possibilità, pure che se ne possa andare. E lei è molto legata? Sì. Comunque se ne va. Speriamo di no. Anche io speriamo, però sai, fratello, non può fare sempre così. Io li sanno sempre tutti. Non ce la posso fare, se ne va. Povero stupido. Ha avuto anche la possibilità di recuperare. Io ho dato la possibilità alla sua compagna di classe di rimediare, di recuperare anche davanti a tutti. Porca zozza. Era solamente ieri. Sta sala in camerata. E ora hanno messo i vestiti. E io parlavo con lui. E mo se ne va. Scherzavamo fra di noi. E tu. Signori, mettetevi la giacca e alzatevi in piedi. Arrivederci. Mamma mia, ragazzi, la trovo con i vestiti. Dove sta? No, raga, come vi prego? No, raga. Non c'è? Raga, è qua. Ah, sta qua. Quindi? Che t'ha detto? Che probabilmente me ne vado. Cioè... Ma che stai a dire? Lei non è degna di rimanere in questo collegio. La giacca rimane qua. Potrà provare, forse, a riconquistarsela. Non so come, glielo farò sapere. Oh, però ma che ti ha detto la capoccia, Elisa? Elisa, no. Mannaggia a Dio. Elisa. Che stupida, però perché mi fa schifosa? Beh, senza Elisa sarebbe molto brutto. Comunque, cioè, soprattutto mo quest'ultimo periodo che ci sto a legare sempre di più. Mannaggia a te. Non riesco a controllare, se non ce la posso fare. E l'ho capito, ma gli altri fai. Il destino di Elisa è appeso alla decisione del preside. Sarà meglio recuperare le forze per qualsiasi punizione abbia in serbo.